La Sicilia deve adeguarsi alle novità che sono determinate dallo sviluppo dell'azione politica che sta compiendo l'Europa. L'obiettivo del 2030, del Fit for 55, è anche un obiettivo della regione siciliana e come tale ci si sta muovendo al fine di ridurre al massimo la spesa dell'energia per migliorare il clima, ma per ottenere risorse per lo sviluppo, per ottenere risorse per gli ultimi, e quindi la necessità che la regione siciliana si apra costantemente al tema delle rinnovabili, al tema della trasformazione dei rifiuti in risultati di natura energetica e ovviamente anche all'idrogeno, che è la novità assoluta che in cui riusciremo, a mio parere, se la Sicilia riuscirà ad adeguarsi a tutte le prospettazioni che in questi giorni sono state fatte qui a Catania, ad ottenere risultati straordinari. Oggi si insedierà questo osservatorio sull'idrogeno, ci sarà poi ovviamente un manifesto, ma soprattutto ci sarà una testa pensante per portare avanti tutto ciò che è necessario proprio per raggiungere gli obiettivi a cui è destinata una risorsa importante come l'idrogeno, che è la novità di quest'ultimo periodo e che è la scienza che continua a porre miglioramenti, ed è un fatto straordinario che dai rifiuti ci sia energia dalle rinnovabili, cioè dal sole, cosa che un tempo non è prevista. Anche l'idrogeno fa parte dell'evoluzione tecnico-scientifica di questi ultimi tempi. Noi abbiamo messo da parte 629 milioni, ricordo bene, 629 milioni di risorse che sono destinate all'efficientamento energetico, sono destinate alle rinnovabili, sono destinate a tutti i processi che possono mettere in condizione le imprese per migliorare i risultati della propria azienda. Siamo stati proprio ieri col Presidente della Regione al confronto del Ministro per illustrare che l'obiettivo finale col quale noi riteniamo di raggiungere l'obiettivo di chiudere l'economia circolare è la realizzazione dei termovalorizzatori, e quindi stiamo compiendo un esame attento di quelli che sono i flussi, abbiamo dato vita a un accordo con l'università per individuare i siti dove devono essere ubicati questi termovalorizzatori, abbiamo avuto l'assenso di tutte le SRR, siamo convinti che questa sia una strada importante da perseguire e che vada alla fine all'indirizzo del risparmio, l'indirizzo di risorse che vengono risparmiate dalle aziende per raggiungere gli obiettivi che sono quelli di migliorare lo sviluppo, il guadagno e tutto ciò che è necessario. Ovviamente quando parliamo di termovalorizzatore, un'altra cosa importante sono il ristoro per le famiglie. Dipende, come le dicevo, dai flussi che stabiliranno quantità e qualità. L'obiettivo è quello, riteniamo in larga massima di farne al massimo due, ma è una cifra che noi abbiamo indicato presumibile, quindi vuol dire che dopo i risultati che l'università ci fornirà noi saremo precisi nella circostanza. Vi ricordo che qualsiasi struttura noi andremo a realizzare dovrà essere garantito per un certo periodo di anni, quindi firmare un provvedimento che determini un project financing di una struttura come un termovalorizzatore può assumere un impegno gravoso per la regione comunque di garantire la capacità di fornire il rifiuto. Le posso dire con certezza che noi siamo al 50% di differenziata. La quantità di rifiuto in Italia e in Sicilia, scusate, è circa 2,2 milioni. Riteniamo che se accorciamo le procedure a fine legislatura potremo dire di aver realizzato questi termovalorizzatori.